Allora, la ciotola è un po' piccola, mettiamo in quest'altra ciotola più grande tutte le olive. Il panaro della parte alta è stato anche coperto, quindi ha mantenuto bene la sua caratteristica. Qualcuno potrebbe dire che si potrebbero lavare, come non lavare. D'altronde, se noi le laviamo, richiede poi un tempo di asciugatura importante e poi si va a perdere quello che è la sua propria tostatura. Ecco. Io di solito questo compromesso del panaro l'ho sempre accettato, però voi potete anche agire diversamente, nel senso potreste ancora lavarle, asciugarle, ma non vi posso garantire poi la conserva nel tempo. Anche se sono state lavate prima perfettamente e poi asciugate nel panaro. Il panaro è abbastanza chiuso e quindi chiaramente si asciugano comunque. Poi, se vi posso assicurare al 100% no per quanto riguarda certe caratteristiche, però io le faccio sempre così per uso personale. Voi fate anche diversamente. Però la conserva a me dopo un anno mi è durata perfettamente. Le olive sono state perfettamente pulite e poi messe ad asciugare il panaro. Adesso noi ci prepariamo. Ecco qua. Mettiamo subito un po' di olio extravergine d'oliva. Ci mettiamo i guanti in questo caso. Ecco. Così. E possiamo già fare, mettere anche un po' di origano con il finocchietto selvatico. Possiamo mettere anche un po' di foglie di alloro, un po' di aglio, un po' di pepe, grano. Sono pepe, non è in barra, questo è pepe salvatore, quello piccante, quello dolce, mischiato, reso a scagliette, nel senso non troppo fine, se no troppo fine non va tanto bene. A scaglie, ecco. Ok, adesso ne possiamo mescolare, vedete, in questo modo, fanno più passaggi. Adesso sopra già ho messo ad asciugare una rete nel primo step, poi metteremo sotto sale per 4 giorni, come avete visto, e poi faremo ancora altre conserve. Ne abbiamo almeno 3 quantità così da fare ancora. Di solito le raccolgo in campagna, mano a mano che si fanno nere, che non li puoi prendere verdi, quindi ogni volta che vado trovo più o meno 7-8 kg da raccogliere. Mettiamo ancora il resto. Le foglie di alloro così, che sono molto profumate, tanto queste vanno le mangiate, ma servono proprio per il mantenimento. Metterei ancora un po' di olio extravergine d'oliva, almeno vi posso dire un 300 ml di olio in questa quantità, sono sufficienti. Che gli aromi si mischiano bene senza rompere, chiaramente. Ok, vedete, sono belle, uno spettacolo proprio. Sono veramente una delle cose che di più amo fare.
ci vuole il suo tempo, ma è una cosa veramente di altissimo profilo. Le olive arriganate sono buonissime e bellissime. Adesso le metteremo anche sopra, onde evitare che ci va qualche mosca o qualche cosa, un coperchio grande. E domani adesso prenderanno un po' di profumi, saranno messi in sacchetti in sottovuoto da 250 grammi più o meno. Si possono conservare un anno pieno sicuro, ma anche di più. Io sono convinto che si possono mangiare anche dopo 10 anni, ma questo è il mio punto di vista. Bene, vi saluto alla prossima occasione da Michele Expert, Corpalati, provincia di Cosenza. Domani faremo vedere l'ultima fase di come prepararle.